Raga, questa è una porzione. Io mi sento male. Sono 2 chili di gnocchi. Come al solito, non ci facciamo parlare dietro. Passiamo a polenta? Polenta! Ciao amici di Bracciami Ancora, eccoci di nuovo a caccia di trattorie sperdute dove si mangia quello che c'è e si spende poco. Oggi siamo andati in provincia di Rieti, trattoria Lo Stinco, e qualcosa mi dice che vi innamorerete di questo posto. Ma prima di continuare dedico 90 secondi ad un'azienda che ci permette di farvi scoprire queste realtà disseminate nella nostra bella Italia. Non skippate e godetevi il video fino alla fine. Ciao ragazzi, oggi voglio presentarvi HelloFresh. Cos'è HelloFresh? È un servizio utilissimo per chi è consapevole che non si può pranzare o cenare sempre al ristorante. Andate sul sito di HelloFresh e scegliete le ricette che più vi ispirano. Ce ne sono per soddisfare tutti i gusti. Una volta che avete fatto l'ordine, ragazzi, vi arriva questo pacco con dentro tutti gli ingredienti per realizzare il piatto che avete scelto. Non ci sono cibi cotti, perché la preparazione del piatto spetta a voi. Gli ingredienti sono freschi di qualità, il packaging curato è tutto riciclabile al 100%. Ci sono anche le indicazioni per realizzare la ricetta, passo passo, c'è scritto tutto, non vi potete sbagliare. Sì, bello tutto, ma quanto costa? Si parte da 4,45 euro a porzione. E se al momento dell'ordine, ragazzi, utilizzate il codice BRACIAMI50, avrete il 50% di sconto al primo ordine e il 25% di sconto sulle 2 successive box di HelloFresh. Direi, ragazzi, che è ora di mettersi ai fornelli. Tra mezz'ora arriva Paola, sarà sicuramente affamata, gli preparo i noodles vietnamiti. 13:30, Paola, ti avevo detto che ti avrei fatto trovare grazie. Il pranzo pronto. Più che grazie a me, devi dire grazie a HelloFresh. Assaggia sta ricetta, dimmi com'è. Buonissima. Sono contento che ti piaccia e grazie a HelloFresh che ci ha fatto conoscere questa ricetta. Quindi ragazzi, fate come noi, ricordate il codice BRACIMI50 per lo sconto, in descrizione trovate il link. Ciao! Paola, credo che siamo arrivati. Sì, Michele. Come sarà secondo te? Eccolo, è questo, Michele, guarda, questo è. Qual è? Questa qua a sinistra. Salve, buongiorno. Lo Stinco, bar, trattoria, alimentari, macelleria. Benvenuti negli anni 80 senza dover avere la fatica di stare negli anni 80. Guarda, la signora un po' così, carinissima, dolcissima. Devi sapere che qua la signora fa tutto. Oltre a essere la cuoca di sta trattoria, c'ha pure l'alimentari e macelleria. Che a te se ti serve una cosa, da per l'alimentari e la macelleria ti serve pure. No, oggi mi sa che ci siamo solo noi, una giornata freddissima. Adesso... Siamo i primi? Beh, accanto alla stufetta sì, volentieri. Sì, sì, accanto alla stufetta. Ok, oggi sembra inverno. Nonostante sia maggio, sembra inverno. Da bere? Allora, da bere, signora Mimma, ci porta vino, cioè il vino solo della casa? Bianco, rosso. Allora, il vino ci pensa la signora Mimma, l'acqua ci pensiamo noi. Perché l'acqua, ragazzi, qui funziona così, prendete la brocca, attraversate la piazzetta. Io già mi sto innamorando di questo posto, ragazzi, che posso fare così. Mi ricordo quando da ragazzino mia madre mi portava in un paesino nelle Marche, Val Sant'Angelo, e c'era la fonte così, paravare a pranzo, noi ragazzini prendevamo le brocche e andavamo a riempire le brocche per, diciamo, bere l'acqua della fonte. Chi è? Olè. Altissima, freschissima, buonissima, e Messner ne fa baffo. Tu poggi l'acqua a tavola, io volevo far vedere, ragazzi, questo. Scolorita come nelle migliori tradizioni. Nei nostri viaggi nelle trattorie vi abbiamo abituato che vi portiamo in posti che non hanno, ad esempio, il QR code per il menù. Qui siamo avanti, qui non c'hanno nemmeno il menù, perché ti viene decantato dalla signora, punto. La fettuccina, gli gnocchi, poi c'ho la trippa, i fagioli con le cotiche, poi c'ho la macchina cacciatora, ho ascoltato come volete, le colpette con i piselli.
Non vedo il bicchiere del vino. No, vabbè, qua Michele, il bicchiere uno, cioè bevi il vino, poi se vuoi l'acqua, ti devi prima scolare il vino e metti l'acqua, giusto, capito? Poi ti devi finire l'acqua per bere il vino, cioè così funziona. Stavo vedendo questa tovaglietta, fantastica. La famosa bruschetta! Sì! Allora, questo ci dobbiamo mettere nell'aglio, Michele, capito? Qua praticamente ci sta l'olio, quello buono, questa zona del rietino. E poi prendi questa. Spicchione d'aglio, fai vedere lo spicchione. E che ci fai con questo spicchione d'aglio? Guarda, vedi? Questa è una tradizione di sto posto. Carica Paola, carica Paola. Il Dracula, fermate proprio. Carica Paola. E poi fai così. Ragazzi, il formaggio lo mangiate? Sì, sì, il formaggio lo mangiamo. Quanti di voi uscirebbero lo stesso con Paola dopo che si è divorata tutte queste bruschette belle intrise di aglio? No, ma ora te la mangi pure te. Ovvio, certo, me la mangio pure io. Ma siamo in due, dobbiamo essere in due se mangiamo l'aglio. Paola, ma tutte le persone che ci guardano hanno espresso il desiderio di uscire con te a cena, non con me. Allora vi chiedo, ragazzi, uscireste lo stesso a cena con Paola dopo che si è divorata una gofanata di aglio? Fatevi avanti. Senti, oggi sto con te, non sto con gli altri, ok? È per quello la puzza d'aglio vado via io, quindi. Okay. Eccola! È arrivata pure la trippa, fantastico! Wow! Si inizia, yuhu! Imparato Paola, la trippa come antipasto è un tuo must, tu come individui la trippa la fai anticipare agli antipasti, che stai tirando fuori? Che cosa stai tirando fuori dalla taschina? Due. Questi sono i calabresi, eccoli qua. Olè. I veri professionisti quando arrivano qui allo stinco fanno così, prendono la fetta untacchiosa di pane, la caricano di aglio. Ma la caricano di aglio, ragazzi, in maniera esagerata. Dopodiché, piano la trippa. La vedi? La mettono sopra. Uno. Generosi. Abbondanti. Non pensate alle conseguenze. Vivete l'oggi. Carpe diem. Prima che diem, carpi voi. No, Michele, questo è il primo safaissimo. Questa trippa nostra fa... Mi è cascato tutto. Safaissimo. Vedi, Michè, è carica di cipolla, carica. Ce n'è sta tanta proprio, ma è buona. Poi è tagliata molto sottile, che difficilmente si trova questo taglio, no? Molto femminile, se vogliamo. Ma ti posso dire una cosa? Sta trippa safaissima. È proprio buona, Michè. È proprio buona. Come al solito, non ci facciamo parlare dietro. Il vassoio è vuoto, ma non ancora vuoto come piace a noi. Ricordate, ragazzi, che fare la scarpetta non è maleducazione, assolutamente no. È segno di rispetto nei confronti del cuoco, in questo caso nei confronti della signora Mimma, che noi lo rimandiamo pulito. Sono arrivati gli gnocchi? Che bello. Questa è con la ricetta con le patate? Patate. Ok, patate e farina. Questa è una porzione, pesa 2 kg, pesa. Sono 2 kg di gnocchi. Amiche, qua secondo me il sugo, da quello che vedo ci sta, pecorino e pepe, sicuro 100-100, con macchè, e poi vedo un sugo di carne. Io qua ci metto pure il mio peperoncino. Questo è il calabro, amiche, questo è quello potente. Brava, così mi piaci. Posso dire una cosa? Di. A me qua mi scatta un safaissimo obbligatorio. Secondo safaissimo. Michè, ma assaggia sta roba. È tutto un safaissimo. Ma Michè, ma assaggia, cacchio. Mo assaggio, se vedi. Assaggia, Michè, dimmi com'è. Ragazzi, allora, questo è bello tosto, sotto i denti, pare un rigatone ardente, pare. Ogni tanto si beccano quei gnocchetti mosci senza personalità che ti si attaccano ai denti. Questo devi ciancicare, devi masticare. Questo non è un gnocco con le patate, proprio questo di è quelli della buono. Campagna, di quello che mangiavano, sai, quelli che andavano ai campi, così. C'è tanta farina e tante patate, cioè farina a quantità, posso dire con la pala, a quantità industriali, ma è di un buono, raga, di una bontà. Paola. Che c'è, Michele? Te stai invecchia. Che cosa? Hai lasciato questo, uno gnocco, hai lasciato. Chi se lo mangia questo? Hai, guarda, l'ultimo. Io non lo lascio manco per hai niente. Hai lasciato l'ultimo. Sì, guarda qua. Dai, va, onora lo gnocco. Fai la scarpetta con lo gnocco, è fantastico. Sì, gnocchi non ti posso lasciare, raga. Sono troppo safaissimo. Gnocchi onorati. Passiamo a polenta? Polenta!
tutto un zavaissimo, ma che vi devo dire? Come stai? Stai bene? Sto bene, Michele. Tu lo sai, io mangio molto più di te e te ne hai toccato niente di sta polenta. Non ce la faccio, però guarda che mi sono fatto portare questo perché me la porto a casa. Vabbè, qua ragazzi, ogni porzione ci mangiano in tre, diciamoci allora, la verità. Facciamo un esame approfondito di questa polenta. Ok. Visto Michele, che ne abbiamo ancora un piatto intatto perché tu te lo stai mangiando. Okay. Allora, da dove iniziamo? La polenta, ovviamente, è farina di mais. Sì. Ok. Questo è un sugo fatto con spuntature, eccole, e salsiccia. Qua. Tira sulla spuntatura. Eccola. Un momento, onoriamo la spuntatura. E la spuntatura sia benedetta. Grazie. Poggiare la spuntatura. Spuntatura. Salsiccia. Salsiccia. Dopodiché? Sugo con pecorino. Madonna, guarda, c'è, ti giuro ragazzi, sembra crema, sembra, guarda. Esecuzione, tradizione, 9. Io ragazzi non riesco a mangiarla tutta, ma sarebbe un peccato mortale ridarla alla signora e quindi mi organizzo per la colazione di domani. Ole, perfetto. Cappuccino e cornetto is for kids, polenta is for men. Wow. Se volete favorire un po' d'abbacchio ve lo diamo. Allora, questo è la cacciatora. Sì. Poi questi sono gli spinaci dell'orto della signora Mimma. Benissimo. E questo invece è l'agnello da scottatito, che poi guarda com'è piccolino. Questo è un agnellino piccolo. Questo quando farà? Farà 8-9 kg st'agnello, non di più. 8 kg e mezzo. Guarda, oh, che ho detto 8-9 kg. Sa fa. Signore, e questa è l'insalatina. L'abbacchietto è buono. Dobbiamo dirlo, normalmente le porzioni sono più abbondanti, ma noi venivamo da quel percorso, ragazzi, dei carboidrati che avrebbe steso pure Hulk. Questo sarebbe stato il triplo. E quindi abbiamo chiesto una porzione ridotta, altrimenti, come dice Paola, sarebbe stato il triplo. Paola, è inutile che ci provi. L'hai già rotto il tarallo, è inutile che lo rimetti. Hai provato a ricomporlo, ti ho visto. C'è stato un mozzico, raga, sono stanca. Ha provato a barare. Ha preso il tarallo, gli ha dato un mozzico. Ha visto che tiravo fuori la videocamera e l'ha ricomposto. È vero. Senza vergogna. È arrivato il momento, ragazzi, atteso da tutti gli amanti del dolce. Inzuppami ancora. Questo è il dolce della signora Mimma. Prendere o lasciare? Non si parla con la bocca piena. Quanto paghiamo? Quanto le dobbiamo? 25 a testa. 25 a testa? Ok. Andiamo. Paola, l'hai preso? Io ho preso la polenta. Ok, la polenta avanzata, l'hai presa. Andiamo. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci. Faccia soddisfatta. Io sono contenta, Michele. Faccia perché soddisfatta. Perché sto posto solo io devo trovare. Dici la verità. Diccela questa verità. Diccela. Dobbiamo far finale, Paola. Sì, Michele. Con la polenta. Senti, però camminiamo un po' perché ho mangiato troppo. Madonna, Michele. Ti dico subito una cosa. Guidi te, lo sai, sì. Qui alla trattoria Lo Stinco della signora Mimma ho mangiato gli gnocchi più buoni della mia vita, senza ombra di dubbio. Mai avrei immaginato di trovare in questo posto tanto calore, tanta bontà, tanta genuinità, dillo un po', genuinità veloce. Genuinità. Bravissima, sei più brava di me. Io faccio un appello a tutti voi ragazzi, queste trattorie non meritano di scomparire, perché io ho quasi l'impressione che dopo la signora Mimma e i suoi due aiutanti, queste trattorie rischiano di scomparire, quindi sta a noi ragazzi farvele riscoprire, perché rappresentano dei tesori nascosti in tutto e per tutto, sono fuori dai grandi circuiti, sono fuori dalle guide, nessuno ve li fa vedere, insomma noi ci mettiamo tanta passione, soprattutto Paola ci mette tanta ricerca nel trovare queste rarità, queste chicche, sono felice di mostrarvele. Paola, vuoi dire qualcosa? Sì, Michele, si è dimenticato di dire questo agnello che era pazzesco. Ah, pure l'agnello era buono. La trippa fatta con una mano proprio delicata, femminile direi, veramente delicata, buona, raffinata. È un'altra cosa che siamo scordati di dire. Ma vuoi dire ai nostri follower
quanto abbiamo speso, Michele? Ah, abbiamo speso 50 euro. Tutta sta roba, ragazzi. 25 euro a testa. Ci mangiavano in tre ogni porzione. Guarda qua, ci stiamo a portare pure, non lo so, una polenta a casa che la metà basta. La colazione di domani o la cena di stasera? La cena, vediamo. Colazione, la merenda, ci stanno salsicce, spuntature e polenta. Senti Paola, io ti ringrazio per sì, avermi accompagnato. Ti voglio chiedere, tornerai a fare video con me? Vediamo. Brava, così mi piaci. Ciao amici, ci vediamo al prossimo video. Se avete trattorie del genere, segnalatecele. Un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao. Va bene? Sì, direi che va bene. È che è troppo lungo. Che fai? Mi si riprende, Michele? Sì, certo. Che vuoi da me ancora? Basta, niente. Basta, mo guidi te, lo sai. Guido sì. Io, sì. Ciao. Voglio dormire, ciao. Questo è quello che capita quando Paola va di fretta e vuole andare a mangiare e non trova parcheggio. Guarda dove l'hai parcheggiata sta macchina, guarda dove l'hai parcheggiata. Non è vero, ragazzi. Cioè, tu dimmi se puoi parcheggiare così, guarda. Per fortuna che la Panda 4x4. È una 4x4.